Vi ricordate le coppie di primo appuntamento? Ecco, oggi sono qui per mostrarvi cosa è successo un anno dopo. Benedetto e Lucia sono super super innamorati, vivono insieme e adesso lei ha finito gli ultimi esami che doveva fare e adesso lavora come donna d'affari ed è bravissima nel suo lavoro, infatti è già diventata una responsabile regionale. Inoltre, prima di andare al lavoro, lei gli lascia sempre questa dolcissima carineria di biscotti a forma di cuore per dargli il buongiorno. Ma c'è una cosa importante che devono ancora affrontare, infatti Benedetto e Lucia hanno dei progetti per il loro futuro, ma prima Benedetto vuole avere la benedizione della sua migliore amica Enrica. Infatti, organizza una cena per presentarle ufficialmente Lucia e chiederle soprattutto che cosa ne pensa, secondo, cioè vuole un parere dalla sua migliore amica. Enrica parla con Lucia per tutta la serata, anche se comunque l'ha già conosciuta, non è la prima volta che la vede, però questa volta sa che ha un ruolo importante, una risposta certa che deve dare al suo migliore amico e quindi parla con Lucia e poi Enrica arriva a una conclusione. Benedetto, Lucia è la ragazza giusta per te. Enrica è felicissima per loro due, almeno loro hanno trovato l'amore a primo appuntamento. Passano dei mesi e Lucia scopre di essere incinta. Aspettano un piccoletto, la loro famiglia si sta allargando ed eccolo qui, appena nato, il piccolo Simone. Simone cresce e diventa un infante, biondo come i suoi genitori, è adorabile, guardate che faccino che ha. È amato tantissimo dai suoi genitori, ma soprattutto dalla zia Enrica, che adesso ha trovato il suo scopo nella vita. Fino a quando non troverà l'amore, non importa, donerà il suo amore al suo splendido nipotino. Albert e Nancy sono molto affiatati, ma nulla di serio. Nancy adora lo spirito libero e ribelle delle regole di Albert e girano nudi tutto il tempo per casa e fanno tanto fichi fichi. I sandwich non mancano, infatti Nancy è sempre alla ricerca di nuove persone che vogliono fare giochi da tavola con loro due. Purtroppo il povero Fermo non è compreso in questi giochi da tavola e poi lui ha capito che non è il suo mondo, non gli interessano queste cose. Albert e Nancy pensano di partecipare ad altri programmi, così per divertimento, per conoscere nuova gente, ampliare la loro rete di ricerca e conoscenza di persone, magari programmi però dove non includono vestiti? Sarebbe l'ideale per loro. Fermo, invece, ormai assiduo frequentatore del nostro ristorante, soprattutto del bar, abbiamo deciso di accogliere la sua richiesta iniziale e dargli così un briciolo di felicità. Un lavoro come cuoco, e poi chissà, magari lavorando là troverà pure lui l'amore. Kabir ha proposto a Vera di lasciare casa e lavoro per trasferirsi da lui, ma lei prima ha voluto vedere dove abitasse. Beh, non se la passa affatto male, Vera, ma pure Kabir aveva una prova per lei. Sai cucinare? Vera ha dimostrato le sue capacità culinarie.
e Kabir non aveva più dubbi. Vera ha ripreso in mano gli studi, per ora sono felici così e si godono il matrimonio. Tra Armando ed Elettra è andata bene per un po' di tempo, facevano tanto fichi fichi come piace ad Armando. Elettra ha pubblicato l'articolo sul suo blog riguardo primo appuntamento, ma passata la moda, passato l'interesse. I due non hanno fatto altro che litigare e Armando usciva e andava a ballare da solo e ci provava con le altre ragazze. E alla fine i due si sono lasciati. Armando, Armando, quando è che smetterai di fare il provolone e ti troverai una brava ragazza? Fabio è un ragazzo dolcissimo e ha tanta voglia di amare. Greta invece cercava un uomo che l'amasse per quella che è veramente e infatti l'ha trovato in Fabio. Lui la fa sentire una principessa, colazione a letto e tanta dolcezza e romanticherie, non le fa mancare proprio nulla. Inoltre Fabio le ha presentato sua sorella June e poi con una gita nel suo paese di nascita le ha chiesto di sposarlo e lei ha detto sì. A parte questo, adesso sono felici, vivono insieme, sono marito e moglie, ma per il momento non hanno progetti, vogliono godersi la loro vita da sposati. Emily ed Alessandra lavorano tutte e due con i PC ed Emily si è trasferita a vivere con Alessandra. Le due si divertono tantissimo insieme e avendo lavori simili si aiutano pure in questo campo. Infatti, se Emily ha iniziato a giocare ai videogiochi, Alessandra ha iniziato a leggere e l'ha convinta pure ad aprire un canale di videogiochi dove giocano insieme e fanno delle challenge. Ma a parte questo, si divertono tantissimo a viaggiare, condividendo con i loro follower tutto quello che fanno. Per ora non accennano a nient'altro, sono felici così. Gabriel, nonostante le paure, si è sposato con June e ha conosciuto suo fratello. Lei gli dà sicurezze che non ha mai avuto e lui fa lo stesso con lei. Insieme sono più forti e si completano. Vivono insieme e hanno messo su famiglia. Gabriel ha lasciato il lavoro come barman per stare di più con la sua famiglia.
La storia tra Mattia e Kevin è un po' complicata perché infatti dopo primo appuntamento loro si sono dedicati alle loro rispettive carriere. Infatti Kevin è tornato a studiare molto preso dagli studi perché appunto si doveva laureare per diventare veterinario, che è sempre stato il suo sogno, e Mattia è tornato appunto a buttarsi sul lavoro visto che Kevin era così preso dagli esami. Quindi si sono un attimo persi di vista, ma poi si sono ritrovati e soprattutto riavvicinati. Perché Kevin, una volta che si è laureato, si è comprato una clinica veterinaria, o meglio, un posto che sarebbe diventato poi una clinica veterinaria, molto piccolo. Lui è soddisfatto così e ha chiesto proprio aiuto a Mattia per aiutarlo ad arredarlo. E Mattia ha detto sì, va benissimo. Così si sono messi tutti e due a ristrutturare e a sistemare questo lotto, che poi è diventata la clinica ufficiale di Kevin, e i due si sono avvicinati tantissimo, veramente tantissimo. Inoltre, a Kevin non andava giù questo fatto che a Mattia non piacessero gli animali. Non che non gli piacessero per niente, però che non voleva avere animali intorno perché diceva che non si sentiva in grado di occuparsi di un animale, che un animale è soltanto un peso in più da guardare, e a Kevin questa cosa non andava assolutamente giù. Ma un giorno Mattia l'ha sorpreso perché infatti si è presentato davanti alla sua clinica per dimostrargli ovviamente che era cambiato con un cagnolino, un piccolo beagle. Ha deciso sì di provare ad avere un animale, provare a prendersi cura di un animale, magari non è così difficile come pensa. Kevin, quando l'ha visto, è corso a salutare l'animale, giustamente. E poi ha salutato Mattia. Era contentissimo e Mattia gli ha detto che aveva ragione, che appunto lui è in grado di prendersi cura di un altro essere vivente e quindi vuole costruire un rapporto con Kevin. Vuole, è sicuro adesso, è convinto di ciò. E vuole appunto costruire un vero rapporto con Kevin e quindi i due sono andati a convivere con il piccolo Beagle, ma anche il cagnolone che ha già Kevin. Si sono trasferiti sempre qui a Brindleton Bay, in questa bellissima casina, e tutte le mattine vanno a fare jogging con i loro amici pelosi. Emily e Simone si sono trovate. Emily con lui si sente se stessa e a suo agio. Non serviva aspettare quando sentì questa alchimia. E così si sono sposati e dopo aver ristrutturato una villetta che dà sul mare, su cui aveva messo gli occhi Simone già da un po', si sono trasferiti lì. Dopo il matrimonio è successa una cosa bruttissima perché infatti Simone mi è morto di ilarità e io ho detto no Simone non puoi morire proprio adesso, no 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 no, non puoi farmi questo perché infatti Emily è incinta e lui non può morire adesso lasciando Emily così con il prossimo figlio, figlia, quanti saranno. E allora per fortuna Emily ha pregato il Tristo e il Tristo l'ha risparmiato. Grazie al cielo l'ha risparmiato, quindi è tornato in vita Simone. Simone ha detto ad Emily: ti sarò grato per tutta la vita perché mi hai salvato la vita. E poi è arrivato il travaglio e io ho capito perché il Tristo ha risparmiato Simone. Perché ha detto: tu dovrai soffrire su questa terra con i tuoi tre gemelli. E io ho detto: no, tre gemelli, no! Ebbene sì, Emily e Simone hanno avuto due maschi e una femminuccia. Eccoli qui, quanto sono carini. Allora, lui è Andrea, poi abbiamo l'altro maschietto che si chiama Leonardo e la femminuccia che si chiama Alessia. Poi
Poi ovviamente sono già cresciuti, sono degli infanti, guardate qua quanto sono carini, sono troppo belli e teneri. Guardate Leonardo quanto è bello, ha degli occhi pazzeschi, io mi sono innamorata di questo bambino. Poi praticamente sono venuta io a casa loro perché Emily mi ha chiamato e mi ha detto se facevo da madrina e quindi sarò pure la madrina di questi tre pargoletti, quanto sono carini. Vi ricordate tutti il modo in cui Camilla e Galateus si sono conosciuti? Ecco, la loro storia va a gonfie vele. Si sono sposati e ora sono in affari. Infatti Camilla ha un negozio di fiori e Galateus commerciabare. Che coppia perfetta, soprattutto perché amano entrambi i soldi.